Eccoci tornati in quel di Sinnoh, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo e penultimo episodio di Pokémon Diamante Lucente. In questo episodio, come da titolo e miniatura, cattura di Darkrai, dato che il 1 aprile è stata rilasciata la scheda Sochi per andare a prenderlo. Cronologicamente questo sarebbe l'ultimo evento per Diamante Lucente e per la Splendente, ma io, non avendo preso ancora Arceus, non perché non abbia finito leggende, dato che il video già è caricato, l'ultimo video della lotta contro Arceus e della sua cattura, quindi il fatto è che ho voluto aspettare e fare prima questo e poi fare Arceus, giusto per fare le cose in ordine. Quindi non dobbiamo fare altro che entrare dentro questa casa che prima era chiusa, invece adesso è aperta, e troviamo un uomo ad aspettarci. Benvenuto. Ti stavamo aspettando da tanto, tanto tempo. Ora, cosa facciamo? Ci mettiamo a dormire? Non resisti alla tentazione di coricarti sul letto. Secondo me quell'uomo lì è ovviamente un fantasma, ma è controllato da Darkrai. Ma come? Quindi noi arriviamo qui con la navetta? Com'è possibile? Siamo arrivati con la navetta ed è speculare all'isola luna piena. Mentre questa è l'isola luna nuova. La musica sinistra non promette nulla di buono. Attenzione, ma... c'è un Pokémon. Darkrai. Tra l'altro qui si può anche fare shiny hunting volendo. Non mi metterò assolutamente a fare shiny hunting perché sennò non si finisce più. Anche se ho un buon numero di Pokémon incontrati. Però, io direi che si può anche fare, no? Dovrebbe essere il livello 40. Parchi ovviamente dalla Master Ball, perché su Perla quello ha catturato. A 50, non 40. Allora ricordavo male. Ho portato Palkia perché dallo scorso episodio che ce l'avevo per il Pokédex ho detto, ma portiamolo contro Darkrai che comunque è un livello basso, perché gli altri sono al livello che sono. Sì, ancora nessuno al 100, ma perché una volta finite le lotte... ah, non ho messo le animazioni, vabbè. Stavo livellando, quindi non l'ho tolte. Ma io direi di... possiamo andare con la Ultra Ball? Possiamo già provare? Tra l'altro, IV alte. Sono molto contento di questa cosa. Non perché io poi lo debba usare da qualche parte, però almeno ce l'abbiamo con le IV alte. Se poi dovrò passarlo... ripicca, accidenti a te quanto fa male. Se poi dovrò passarlo da qualche altra parte, beh... almeno ce l'ho con le IV alte. Ci riprovo, dai. Può essere che è la volta buona. Qui sicuramente il catch rate è basso. Infatti... se no era già entrato. Boia, che dolore. Vabbè, non è un problema. Manda in campo un altro... no, faccio fuga, guarda. Si dia il via al lancio scimmiesco delle Pokéball. Quasi 50 Ultra Ball. Boia. Tostarello, eh? Pokémon Nero Pesto. Si narra che, nelle notti senza luna, questo Pokémon provochi incubi terrificanti. Bello. Soprannome. Kurai, ma no. Aggiungi la squadra. Una voce si leva da qualche parte. Darkrai, il tuo potere è grande. Sebbene non sia tua intenzione, provochi incubi terribili alle persone e ai Pokémon intorno a te. Ecco perché ti sei rifugiato qui, all'isola Luna Nuova. Qui non c'è nessun altro. Nessuno che possa sprofondare nei tuoi incubi. E se anche dovesse succedere, l'isola da Luna Piena non è distante.
Siamo passati da Darkrai provoca incubi perché gli piace a Darkrai provoca incubi perché non le sa controllare. Quindi io potrei stare qui in eterno volendo. Devo catturare Arceus. Forza, andiamo. Del prossimo video, ovviamente. Marinaio, hai dormito a lungo? Cosa ti è successo? E cosa stai facendo da queste parti? Non si vede anima viva da 50 anni. Nani? Vuol dire che la porta è sprangata. Oh mio Dio, ma allora, che cosa è successo? Quello era solo un sogno allora. Non ho Darkrai in squadra, vero? Darkrai è in squadra. Comunque sia, per questo video è tutto. Nel prossimo, cattura di Arceus. Shiny hunting? No, se no non finisco più. Ho trovato un numero cospicuo di Pokémon e Darkrai ne ha aggiunto un altro alla lista. Ora non so di preciso quanti ne ho incontrati veramente, però magari qualche reset lo faccio, ma giusto una decina massimo, giusto per farlo, per il meme, tra virgolette. Ad ogni modo, vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio, il penultimo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Un po' amaro volgere al termine di Pokémon Diamante Lucente. Chissà, magari se fosse stato diverso, forse sarebbe stata un'avventura diversa. Chi lo sa. Ad ogni modo, io vi ringrazio immensamente per aver seguito il video. In descrizione il link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti, magari fateci un pensiero. E noi ci vediamo ovviamente domani con la cattura di Arceus e il finale di Pokémon Diamante Lucente. Bye bye.